Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di questo nuovo format. Appunto, questo format si chiama Punti di viaggio e sono piccoli consigli che vi posso dare io, fatti appunto dalla mia esperienza di viaggio, in particolare appunto per l'Australia, visto che sono appena tornata ed è stato il viaggio, diciamo, più importante che ho fatto finora. Come avete potuto vedere già sul canale, è finita la mia esperienza in farm e in questo periodo sto caricando i video che riguardano il mio viaggio, diciamo così, on the road, quindi zaino in spalla e appunto spostandomi dai vari ostelli, tra i vari ostelli, salendo su da Sydney fino a Cairns. Vi invito quindi a iscrivervi al canale in modo tale da non perdervi i video se siete appunto interessati a questa mia esperienza. Questa prima guida degli appunti di viaggio riguarda più che altro l'esperienza delle ragazze che viaggiano da sole, principalmente in Australia. Per prima io, ma ne sono uscite per prima io, ma durante il mio viaggio ho incontrato altre ragazze che viaggiavano da sole e confrontandoci un pochino tra noi, diciamo che sono usciti questi 5 punti che vi andrò ad elencare e a spiegare un pochino per appunto chi viaggia da solo in Australia, diciamo in generale, poi ovviamente è relativo alla mia esperienza, quindi è più rivolto a delle ragazze. Primo punto è evitare gli aerei o i mezzi di trasporto pubblico che arrivano di notte, in particolare perché il servizio pubblico non è al 100% durante la notte, è molto ridotto, ha un orario ridotto, quindi le attese potrebbero essere anche molto lunghe prima di trovare appunto, un mezzo di trasporto che vi porti dall'aeroporto all'ostello. Potreste prendere un taxi, ma anche i taxi hanno dei prezzi molto alti, soprattutto se siete backpacker e volete andare al risparmio. Quindi sono da preferire i mezzi di trasporto che arrivano durante la mattinata o che comunque vi permettano di magari dormire, come ho fatto io in alcune occasioni, magari dormire sui bus, in modo tale da passare la notte, diciamo, in un posto sicuro e arrivare a destinazione la mattina, dove avete comunque il tempo per ambientarvi, trovarvi l'ostello, eccetera. Punto numero due, per risparmiare potete scegliere i servizi pubblici gratuiti che in alcune città ci sono. A Brisbane arriverà a breve anche il video sulle cose gratuite di Brisbane e ci sono sia dei bus gratuiti che fanno il giro della città, sia dei traghetti gratuiti che appunto navigano tra le varie zone della città sul fiume. E appunto sono molto utili anche perché appunto sono molto frequentati. Per quanto riguarda gli hotel, preferite in realtà gli ostelli per i backpacker. Appunto io ho fatto il mio viaggio di un mese nei vari ostelli che si trovano in qualsiasi posto in Australia. Sono molto economici e avete comunque l'opportunità di trovare e interagire con altre persone che sono nella vostra stessa situazione, diciamo così, e confrontarvi, magari scambiarvi qualche informazione sulle tappe che farete, eccetera, fare quindi anche amicizia. Al numero 4 c'è confrontatevi con i locali, quindi con la popolazione australiana, non c'è niente di meglio che scambiarvi informazioni e scoprire posti inusuali che vi vengono consigliati magari da qualche locale, da qualche australiano vero. Se siete appassionati di sport, per esempio, potete comprarvi un biglietto per una partita di football o comunque magari anche una partita di cricket, anche se dal mio punto di vista non è molto attraente come sport il cricket. Numero 5, l'ultimo punto, è quello forse più importante, che è quello di non attirare l'attenzione su di sé, quindi cercare di mantenere un profilo basso, evitare i posti isolati e magari dire magari anche qualche bugia. Se qualcuno vi dice ehi dai usciamo ed è un pochino insistente, voi non volete uscire con questa persona, potete dirgli che siete sposate, che avete il fidanzato in Italia o che avete dei figli. Molto utile, secondo me, è portarsi sempre dietro un anello. Adesso io ho questi che sono delle stupidaggini, ma se ve lo mettete sull'anulare potete far finta di essere sposate, comunque un finto anello di fidanzamento. È la cosa migliore, secondo me, per mantenere appunto
un certo distaccamento e per magari evitare incontri indesiderati. Io, detto questo, ho finito. Spero che questi video degli appunti di viaggio vi possano essere utili. Ci saranno anche altre guide, ovviamente, più consigli vari, magari su dove andare in vacanza o cose così. Spero che il video vi sia piaciuto e se è così mettete un bel like, potete commentare con magari richiedendomi qualche guida o comunque lasciandomi qualche consiglio di viaggio. Vi invito anche a condividere questo video, magari se avete qualche amica che vuole andare in Australia da sola. Vi invito anche a seguirmi sui miei social, in particolare Facebook, Instagram e Twitter. C'è anche Snapchat che sto imparando ad usare e i link li trovate in descrizione, quindi andate a vedere anche la descrizione. Io vi dico have a nice life e ci vediamo al prossimo video.